Dot Pascoe, il consulente dei consulenti nonché creatore dell'algoritmo atomico, oggi qui per portarti la sua verità su marketing per liberi professionisti e consulenti. Questo video è a cavallo tra le mie due principali competenze, quindi il marketing, vedi algoritmoatomico.it, e liberi professionisti e consulenti, quindi consulenza. Io sono, se non mi conosci, il consulente dei consulenti, perché seleziono dei professionisti seri con dei metodi efficaci che lavorano sodo ma non guadagnano abbastanza e li aiuto ad aumentare i profitti, ad avere più clienti che li pagano di più velocemente. Una cosa importante è che questi professionisti devono essere persone serie, quindi non lavoro con lazzaroni, non lavoro con truffatori, con imbroglioni, con persone che vogliono, insomma, lavoro con persone serie, ok? Perché? Perché le strategie di marketing che insegno per la promozione dei consulenti sono molto efficaci e non voglio darle in mano a, appunto, gente che vuole truffare il prossimo. Fatta questa premessa fondamentale, questo video è appunto a cavallo tra il marketing e la consulenza. È molto difficile riuscire a autopromuoversi, perché di questo si tratta quando fai della consulenza, quando sei un libero professionista che svolge una professione e devi promuoverti. Beh, stai facendo promozione di te stesso, non stai vendendo un pennarello. Io, Federico, dico che questo è il miglior pennarello per scriverti, faccio vedere che è il migliore, è una cosa. Dire io, Federico, sono il miglior consulente del mondo è un'altra cosa, ok? Quindi sono due cose comunque diverse. Da una parte vendi un prodotto, dall'altra vendi te stesso, ok? Iniziamo da una definizione molto semplice di marketing, o meglio, dalla definizione che do io di marketing, che è marketing, lo riscrivo, dove la parola ing, il suffisso ing, serve a indicare un verbo, quindi fai un'azione dove, su un market. Questo è il concetto base di marketing. Quindi il marketing ha bisogno di un market, perché altrimenti non puoi fare alcuna azione. E che cos'è questo market? Il market è il luogo dei potenziali clienti. Quindi di cosa sto parlando? Sto parlando del fatto che se tu sei un libero professionista in un certo ambito, beh, devi avere qualche cliente, devi avere qualche potenziale cliente. Se non hai potenziali clienti, beh, forse non serve la tua professione, o forse hai trovato un'angolazione sbagliata per attaccare il mercato, per attaccare quel market, ok? Quindi qual è il luogo dei potenziali clienti? Il luogo può essere sia fisico, quindi, che ne so, vai in una fiera, ti apri lo stand e lì inizi a parlare alle persone che ti passano davanti, apri un negozio e promuovi un'attività, ok? Può essere, quindi segniamo, un luogo fisico, e ti ho già fatto un paio di esempi. Può essere un luogo virtuale, in questo caso ovviamente può essere un social. Puoi aprire la tua pagina Facebook e fare della pubblicità. Hai notato le parole che ho usato? Non ho detto aprire un profilo su Facebook e fare pubblicità. Ho detto pagina, perché se tu vai su Facebook e apri un profilo e ti metti a fare marketing, dopo un po' ti bannano. Ne so qualcosa di ban di Facebook. Quindi social, profilo, no, pagina, sì. Ok? Dalla pagina fai la pubblicità. Poi hai bisogno di un profilo per gestire la pagina. Va bene. Però dalla pagina fai la pubblicità, che io scrivo ads, advertising, quindi la pubblicità, ok? Questo sui social, ad esempio. Puoi avere un sito, blog, e-commerce, tutte quelle cose lì, ok? E cosa fai? Beh, farai della pubblicità, dove puoi farla su Facebook, ad esempio, puoi fare dei video su YouTube che rimandano al sito, puoi fare delle pubblicità in altro modo tramite Google. Ok, puoi fare anche pubblicità sul cartaceo, quindi pubblicità, anzi invertiamo la freccia, che dalla pubblicità ti rimanda al sito. Questa pubblicità può essere fatta online, può essere fatta offline, puoi prendere uno di quei maxi schermi, di quei cartelloni giganteschi per strada e dire «Ehi, vieni anche tu da Dot Pascoe, che è il miglior consulente del mondo!» Vai sul sito e lì c'è la vendita, ok? In che altro modo può essere fatto? In che altro, come può essere altrimenti un luogo? Può essere in qualche modo, lasciami stracciare un po' il concetto, un passaparola, ok? Quindi passaparola,
Quindi puoi dire, ad esempio, ai tuoi attuali clienti: guarda, se tu mi porti qualche nuovo cliente, ti faccio lo sconto in entrambi, facciamo il 2 per 1, facciamo, ti inventi qualcosa del genere per incentivare il passaparola, ok? E all'interno di questi luoghi, quali sono gli strumenti che hai a disposizione? Quindi questi sono alcuni dei luoghi dove puoi fare marketing. Quali sono gli strumenti? Prossima volta vediamo le strategie, farò il video sulle strategie di marketing. Intanto vediamo gli strumenti. Gli strumenti possono essere sicuramente i video, sono molto efficaci i video. A cosa servono i video? Servono, se tu sei un libero professionista, un consulente, un coach, un guru, un esperto, beh, l'obiettivo è educare, far capire ai potenziali clienti che tu sei la persona giusta. Perché io faccio i video? Per educarti, da un lato perché voglio comunque diffondere delle buone informazioni sul marketing e sulla consulenza, dall'altro perché comunque tramite questi video riesco ad acquisire dei clienti, riesco a instaurare delle partnership, riesco a impostare dei nuovi business che per me sono molto interessanti. Più che la sola consulenza, più che il solo creare delle strategie di online marketing per i miei clienti, lavoro a un livello un po' più alto. Comunque il concetto è: crei dei video per educare, devi creare dei video per educare, intrattenere. Qui ho già fatto un video, intrattenere. Se tu inizi a fare dei video per intrattenere, diventi uno youtuber. Vediamo se il microfono dà fastidio, lo abbasso un po', spero che si senta bene. Da un lato c'è l'educare, dall'altro c'è l'intrattenere. Chi intrattiene è uno youtuber, va bene. Non sono qui a criticare il loro modello di business, ma per un libero professionista, per un consulente, il cui obiettivo non è guadagnare dalle visualizzazioni, ma guadagnare dalla gente che va da lui in consulenza, beh, questo non è un buon modello, ok? Il modello corretto è fare dei video per educare, e una volta che hai educato le persone, beh, devi spingerle ad acquistare, devi convincere queste persone che pagarti, che darti dei soldi è un'ottima idea. Quindi fai dei video per educare, per avere dei soldi. Non fai dei video per intrattenere, per avere visualizzazioni, per avere pochi soldi. 1000 visualizzazioni sono 1 euro, cosa te ne fai? Ok? Se con 1000 visualizzazioni riesci ad educare una persona che poi ti dà 500 euro, beh, vale un po' di più. Ok? Quindi sicuramente i video sono un ottimo strumento. Ci sono tutti i social. Anche questi possono essere un ottimo strumento se usato nel modo giusto dalla persona giusta. Cosa vuol dire nel modo giusto dalla persona giusta? Se sei un personal trainer, faccio un esempio perché poco fa ho fatto una consulenza con un personal trainer e ho deciso anche di registrare alcuni video per i personal trainer per aiutarli. Vedi, quello che ho fatto è stato, da una mia consulenza, sono partito da una consulenza e ho estrapolato un video che è utile per educare altri personal trainer, che poi magari dopo aver visto quel video vengono da me e mi dicono: sai, ho trovato molto interessante quello che hai detto, voglio avere anch'io qualcosa di... Ok? Quindi, se sei un personal trainer, torniamo al... magari LinkedIn non è il posto migliore, oppure potrebbe essere, per contrapposizione, il posto migliore perché non c'è nessun altro personal trainer. Queste cose devi valutare tu. Ok? Se ti rivolge ai professionisti, ho fatto l'esempio nel video del personal trainer, vado a recuperare che è interessante, ho spiegato del fatto che tu devi targetizzare in maniera molto precisa, quindi devi essere per qualcuno e non devi essere per tutti. In quel caso ho fatto l'esempio di un personal trainer che arriva da me, questo si applica a tutti, tutti i liberi professionisti, tutti i consulenti. Un personal trainer arriva da me e mi dice: ciao, io aiuto le persone a stare in forma, e io: ciao, mi fa piacere per te. Invece arriva un altro personal trainer che mi dice: ciao, sai, io lavoro con persone che per motivi di lavoro sono costrette per molte ore a stare seduti davanti al computer e quindi hanno una postura sbagliata, non riescono a fare adeguata attività fisica, non riescono ad avere un'alimentazione curata e quindi io li aiuto a restare in forma nei pochi ritagli di tempo che hanno a disposizione.
caspita, per me è interessante, perché sì, lavoro tanto, sto tanto seduto alla poltrona, sto tanto seduto a lavorare, magari non necessariamente a scrivere, ma a creare schemi, a impostare strategie e tutto il resto, a leggere, a studiare, a guardare dei video, ok? E magari non riesco ad alimentarmi come vorrei, come sarebbe giusto. E quindi una persona che si rivolge a me così ha già fatto breccia, ha già fatto quel passaggio in più rispetto alla marea di altri personal trainer che si rivolgono a me e mi dicono: ehi, devi dimagrire perché sei ciccio. Ok, va bene. Quindi devi scegliere il social giusto. Qualcuno, magari un personal trainer molto fisicato, va bene che sia su Instagram. Uno che invece è un personal trainer che cura molto l'alimentazione, magari può andare su LinkedIn. Ok, quindi devi scegliere qual è il social giusto. Puoi utilizzare l'email marketing. Qui sto parlando di strumenti del marketing. Se alcuni di questi termini che uso non ti sono chiari, ho creato una rubrica che è il marketing dalla A alla Z. Ho preso ogni lettera dell'alfabeto inglese e per ognuna di queste lettere ho trovato una parola nell'ambito del marketing e l'ho spiegata in maniera, insomma, esaustiva. Quindi vai a recuperare in caso il marketing dalla A alla Z di Dotpast. Okay? Quindi email marketing cos'è? È fare marketing tramite email. Ti faccio l'esempio: se tu clicchi sul pulsante qua sotto, puoi anche farlo, vai sulla pagina consulentedeiconsulenti.it, c'è un video che ti spiega come funziona il percorso per lavorare con me, ti dico cosa ottieni inserendo l'email e il nome. Una volta che l'inserisci ti arriva l'email, poi ti arrivano una serie di email, ok? Quindi queste email hanno anche questa, hanno lo scopo di educare. Per me è molto importante l'educare, perché se ti convinco che effettivamente sono bravo, beh, ho già fatto la vendita. Non devo neanche venire da te e colpirti con una mazza in testa per rubarti i soldi, che non mi interessa. Quello che faccio è ti educo, ti faccio capire che le mie strategie, le mie informazioni sono valide, e poi sei tu che di tua spontanea volontà sei contento di darmi i soldi per avere le mie informazioni. Capisci che è un modo completamente diverso, ok? Quindi puoi usare anche le email. Le email sono uno strumento appunto che continuamente ogni giorno tu le puoi impostare e poi in automatico loro vanno e fanno il lavoro al posto tuo, ok? Ma voglio dirti ancora un po' di cose, perché secondo me non sei ancora soddisfatto da questo marketing per liberi professionisti e consulenti, non sei soddisfatto da questo video. Ti anticipo che tra poco uscirà anche quello delle strategie di marketing, ok? Quindi questo è sul luogo, sugli strumenti, ma una cosa importante è che è difficile fare autopromozione. Mi viene in mente quel mental coach che, oltre ad allenare i campioni italiani nella sua disciplina, ha anche avuto la fortuna, anche in realtà la capacità, di volare in Irlanda e insegnare la palestra di Conor McGregor. Non è una cosa da tutti, ma lui non lo diceva. Prima che arrivassi io, lui non parlava mai di questa esperienza. Aveva messo una fotografia su Facebook che avevano visto in 50 persone. Questa cosa va pompata tantissimo. Hai avuto la... In realtà non è fortuna, perché lui se l'è cercata questa cosa di andare, ha preso l'aereo, è andato in Irlanda, ha fatto questa... Cavolo, nella palestra di Conor McGregor è una cosa molto bella per tutti, per tutte le persone che sono in qualche modo legate all'ambiente dell'MMA o del pugilato, o comunque che semplicemente conoscono Conor McGregor, di cavolo, è andato lì, ok? Un luogo di culto per molte persone, e lui non lo diceva. Quindi anche farsi autopromozione rischia di essere difficile per molte persone, ok? Se hai questa difficoltà, link in descrizione. Come si può quindi organizzare un giusto modo di comunicare la propria esperienza? Beh, innanzitutto le cose devi dirle nel modo migliore in cui possono essere dette, e devi anche riuscire ad avere un po' di testimonianze, quindi altre persone che ci mettono la faccia, testimonianze. Ci sono altre persone che ci mettono la faccia, che dicono: sono andato da lui, è stato bravissimo, mi sono trovato davvero molto bene, ha risolto i miei problemi, mi ha aiutato tantissimo, mi ha fatto questa cosa, ok? E quindi delle persone promuovono il tuo libero professionismo, la tua consulenza, promuovono te come consulente, come coach, come libero professionista, ok? Questo è molto importante. Quindi tutte le persone con cui lavori, chiedigli
una lettera scritta, chiedigli un video, credi che ti mandino dei messaggi su WhatsApp, degli audio, qualsiasi cosa, ok, i formati possono essere diversi, però cerca di raccogliere quante più testimonianze possibile, perché poi le puoi usare e iniziano a essere anche importanti a un certo punto, quando vuoi scalare il business, quando vuoi mostrarti, beh, hai tutte queste testimonianze che testimoniano quanto tu stai dicendo. Se dico, ho insegnato una palestra di Conor McGregor e ho il video che mostra che io sono a palestra di Conor McGregor con un pugile e lo sto aiutando, beh, è bello, ok? Importanti queste cose. Quindi, rimani sintonizzato perché nei prossimi giorni arriva strategie di marketing. Abbiamo visto per ora solo concetti generali, passiamo alle strategie, ok? Bene, iscriviti al canale, buona giornata, buon lavoro e ciao!